A Milano il Museo del Fumetto contro i vandali che imbrattano la facciata della sede, una palazzina anni 20. Al posto degli scarabocchi dallo spazio Wow, l'idea di un mega murale con i personaggi dei comics. Basta i vandali che imbrattano i muri. Il Museo del Fumetto di Milano, inaugurato nel 2011, lancia una campagna contro scritte e scarabocchi che metro dopo metro hanno deturpato la facciata rimessa a nuovo appena 3 anni fa. Lo farà con un grande murale popolato da una quarantina tra i personaggi più famosi della storia del fumetto. A progettarlo l'illustratore Federico Pirovano. Per la scelta dei protagonisti sono stati coinvolti anche i visitatori. Sicuramente ci sono alcuni personaggi votati più di altri, come Tex, oppure i vecchi personaggi del Corriere dei Ragazzi, o vecchie glorie, quale può essere Dick Tracy o Mandrake. Ovviamente la facciata ha uno spazio per quanto è grande e più di 40 personaggi era difficile inserire. Però in effetti ce ne sono moltissimi. Arriviamo anche al fumetto giapponese con Goku, per esempio. Sicuramente anche lei ha un suo personaggio preferito. Corto Maltese. Il museo comprende anche una biblioteca con migliaia di pubblicazioni. Dall'inaugurazione ha allestito oltre 60 mostre e conta su 40.000 ingressi l'anno. Per finanziare il progetto del murale ha lanciato una campagna di crowdfunding su internet. In questi giorni partiranno i lavori di ripulitura. Coinvolte quante persone in questo grande murale? Beh, attualmente prevediamo 5-6 persone a lavorare fisicamente sul murale. Credo che arriveranno anche altri amici a dare una mano.